Dunque, il punto di partenza è uno che metterei così un po' di punti molto schematici, cioè uno, la questione del movimento Novax ha prodotto una totale paralisi nella capacità di mobilitazione e ha in qualche modo oscurato quelle che erano delle altre possibilità di azione, per cui se uno avesse visto ecco, proviamo a tornare indietro col pensiero al momento forte della pandemia, quando eravamo chiusi in casa, quando non si sapeva se il vaccino ci sarebbe stato. Ecco, di che cosa si discuteva in quel frangente? Per cui, da una parte c'era quello slogan stucchevole, ne usciremo tutti insieme, tutto tornerà come prima, altri dicevano no, forse è meglio che non torni come prima, ma a parte questo, i due grandi temi cos'erano? La sanità pubblica, ossia che la pandemia aveva mostrato come i modelli di organizzazione liberista della sanità incentrata sulla privatizzazione, sulla razionalità della scelta di mercato non funzionava. Sapevamo già che non funzionava per tutta una serie di motivi, ma lì aveva mostrato proprio un disfunzionalismo sistemico. Perché? Perché i privati ovviamente certe cose non le fanno, perché si orientano non verso quelle che possono essere le criticità, ma verso i settori dove è più possibile fare profitto. E quindi ci si immaginava che, usciti dalla pandemia, uno dei grandi terreni di conflitto sarebbe stato quello sulla sanità. Reinventare la sanità, basta con la privatizzazione. Alcuni parlavano appunto di cura come un nuovo frame per l'azione politica e si pensava che questo ci sarebbe stata una resa dei conti rispetto agli sviluppi mercatisti della sanità degli ultimi decenni. Ecco, l'altro grande tema cos'era? La scuola. Per cui quando un tot di genitori si sono visti i figli a casa e dovevano gestirsi 24 ore al giorno, si è scoperta l'importanza della scuola. E quindi gli infermieri erano eroi, anche la scuola sì, era malmessa, ma adesso, quando ne usciremo, sarà la priorità, e si individuava anche che tutte le deficienze della scuola nel rispondere a determinate sollecitazioni, si pensava sarebbe stata una delle altre cose su cui si avrebbe messo mano. Ecco, oggi questi due temi sono completamente scomparsi sia dall'agenda politica sia dalle mobilitazioni. Per cui, ad esempio, qua in Lombardia si sta discutendo proprio oggi un programma di diciamo così, ristrutturazione della sanità che si muove nell'esatto senso in cui ci si era mossi prima, con alcuni aggiustamenti, anzi anche alcuni peggioramenti, con quella razionalità che i privati fanno le cose meglio del pubblico. La scuola è completamente sparita dall'orizzonte, quindi in questa fase, cioè, i genitori possono stare tranquilli perché un tot di ore a scuola glieli tengono e di conseguenza mi pare che la cosa non interessi più nessuno. Avete più sentito in TV un dibattito sulla scuola, una discussione sulla scuola? Ecco, guardate nel PNR cosa è previsto per la scuola, praticamente niente. Guardate l'ultima finanziaria, cosa è previsto per la scuola, praticamente niente. Cioè, sono previste le terme, son previste le vacanze, tutta una serie di cose, la scuola niente. Però sappiamo, insomma, che i governi non è che facciano le cose per ispirazione, per buona coscienza. C'è il fatto che su questi temi non c'è più stata nessuna mobilitazione. E la questione è come non c'è stata nessuna mobilitazione sulle cose di cui parlava prima il nostro amico, cioè i vaccini, per
per cui la questione dei brevetti, il tema di razionalità minimale dalla pandemia, se non ne usciamo tutti, non ne esce nessuno, se pensiamo che il sud del mondo lo possiamo lasciare senza vaccini e vaccinarci noi e stare tranquilli, è un calcolo ovviamente senza senso. E però questi temi sono completamente usciti dall'agenda. Su questi temi non si riesce a costruire mobilitazione, perché in qualche modo il registro retorico è stato appropriato da questa questione del Novax. Per cui la maggioranza è ovviamente della popolazione, potremmo dire, è Sivax, però nessuno si mobilita per il Sivax, anche perché qual è la trappola che nasconderebbe il Sivax? È che il vaccino, come è giocato politicamente dalle elite europee, ad esempio, parlo dell'Europa perché siamo qua, esattamente come e qual è il motivo per cui il vaccino effettivamente può stare antipatico? Perché è il dispositivo che permette di dar vita a quello slogan apparentemente ben intenzionato, cioè tutto tornerà come prima. Per cui con il vaccino, almeno dalle nostre parti, si pensa che si potrà fare tornare tutto come prima, per cui la gente tornare a lavorare nelle condizioni di prima, la sanità essere il terreno di caccia. Da una parte per l'imprenditoria della salute, dall'altra per i piani medi della politica, le ASL, quelle che noi chiamiamo ASL, sono delle prebende assai appetibili, che la scuola può continuare ad andare a scatafascio, basta che ci tenga i figli per un tot di ore. Effettivamente il vaccino è il dispositivo che permette alle elite di presentare l'attuale congiuntura come una congiuntura in cui si può ritornare esattamente come prima. Perché? Perché c'è il vaccino. Tutto il resto lo possiamo lasciare come prima, anzi, possiamo procedere ancora di più in quella direzione. Per cui anche chi è favorevole al vaccino, perché lo è ovviamente per motivi basilari di razionalità, effettivamente, se analizza la questione, vede che l'uso politico del vaccino è un uso di questo tipo. E quindi la contrapposizione Novax, la minoranza Novax, il suo mobilitarsi alla luce di questa parola d'ordine, ecco qua un inciso molto di senso comune. Una cosa che mi ha sconcertato della questione del porto di Trieste, qual è stata la prima cosa che mi è venuta in mente? Ma i portuali, quanti motivi avevano, quanti buoni motivi avevano per scioperare? Possiamo fare la lista: salario, sicurezza sul lavoro, precarizzazione, armi che passano dal porto. Potremmo, ecco. Perché finiscono per mobilitarsi su questa questione del no Green Pass, no Vax, poi ci sono insomma, delle sfumature che non ci interessa. E quindi il primo punto, ecco il punto che mi interessava soprattutto sottolineare, è questa impasse in cui, ahimè, ci butta il fatto che le piazze siano in mano ai no Vax. Agirli politicamente, sì, alcuni dicono quando c'è la gente in piazza bisogna scendere in piazza, bisogna egemonizzarli, bisogna spostarli. Io francamente non saprei come questo oggi possa essere possibile con quel tipo di posizioni. Dall'altra parte segnalano un malessere, segnalano un disagio e però vedo veramente molto difficile riuscire, se volessimo anche fare la battaglia sul vaccino a tutti, cioè come metterlo in quel tipo di piazze, se
Dal loro punto di vista stanno facendo un favore al terzo mondo a non darle sta roba, microchip, e quindi cioè, non siamo di fronte a... E però d'altra parte fa sì che schiacciati in questa dialettica Novax, Sivax, effettivamente ci manca l'aria, cioè ci manca la possibilità di fare azione politica sulle cose che immaginavamo. Io ricordo che abbiamo fatto un dibattito, cos'era, la scorsa estate, e dicendo, adesso non mi ricordo più bene, ricordo una delle cose che avevo detto è, qua, dopo l'estate, scuola e sanità, immagino saranno i temi su cui andare a produrre mobilitazione, saranno in cui si può anche coinvolgere nuove soggettività in cui queste questioni hanno un eco. Ecco, queste questioni sono completamente scomparse. E abbiamo questa spettrale opposizione Vax, no Vax, su cui abbiamo visto si muove molto meglio la destra e, diciamo così, a più livelli, a più strati. Ecco, però qua magari lascerei ad altri.